La preparazione della sfilata di moda, quindi di alta moda, sì. Allora, sul palco vorremmo, per il premio internazionale di professionalità d'Occhio d'Oro, l'attrice Anna Teresa Rossini. Leggo rapidamente le motivazioni. Attrice a tutto tondo, impegnata per lo più nel teatro, dove con il suo compagno Mariano Rigillo sta caricando tutti i teatri italiani riscuotendo successi a piene mani. Nel cinema lavoro discretamente ed è quello di interprete. Tra i lavori più interessanti possiamo ricordare la partecipazione al film La nave nel bicchiere dell'84 di Florestano Vancini, dove ha interpretato la parte di Mariena, e nel 1980 ha lavorato per la realizzazione del film College, una donna molto interessante che ha trovato poi il giusto equilibrio nell'essere la donna di Mariano, un premio per la sua grande carriera. Andiamo sul palco subito la premiatore. Io però vorrei chiamare sul palco Bruno Baratti. Bruno, vieni sul palco a premiare, devi stare sul palco a premiare, perché Bruno Baratti, non sapete voi chi è questo signore, lui non vuol venire, beh, è uno dei restauratori della Cappella Sistina. Lui non vuole, peraltro è pure di Serrone, fategli un bel applauso. Ma è soprattutto il figlio di Bice. Di Bice Minori. Una grande artista, di una donna che ha sostenuto il teatro sempre con le sue qualità, e io sono felice di aver cominciato a lavorare con Bice addirittura 40 anni fa nell'Orlando Furioso di Ronconi, e quindi è stato un percorso bello. Avete una concittadina straordinaria. Aspetta, tu volevi ricordare Anna qualcosa insomma su questo premio? Come dici? Volevi dire qualcosa a proposito di questo premio? Volevo dire questo, che sono felice di essere qui, conoscevo già questo premio, ho più di una ragione, la prima è quella di Bice, un'altra che ho una zia acquisita, la signora Baroni, che vive qui con voi, e quindi ci sono delle ragioni sentimentali. Poi è un paese bellissimo, sono già stata per la musica. Infatti io volevo chiamare anche Mariano Rigillo, anche a Mariano Rigillo, premio internazionale professionale dell'Occhio d'Oro, un grande artista, un grande attore italiano, anche lui. Adesso stiamo salendo per chiudere questa serata in bellezza. Mariano, che devo ringraziare tutti e due, perché sono venuti appositamente da dove? Dillo tu. Beh, noi siamo venuti appositamente da Roma, dove abbiamo qualche sera fa debuttato in uno spettacolo che ha avuto un grande successo, nel quale spettacolo ancora una volta ha collaborato la nostra amica Bice, alla quale chiaramente va tutto il nostro amore, il nostro affetto e la nostra stima. Tutto per Bice, avete sentito? E poi questo riconoscimento a Serrone, allora? Assolutamente sì, a Serrone, anzi, colgo l'occasione per dire a Bice una cosa che mi viene dal profondo del cuore e che farò appena possibile. Io conservo ancora dal 1977, quando abbiamo finito di farlo, cominciò nel 1974, uno spettacolo intitolato Masaniello, che ebbe un successo enorme, un grandissimo successo. Io conservo ancora il costume che indossavo in quello spettacolo. Ecco, questo costume io lo donerò a Bice, o diciamo pure lo riporterò a Bice, perché possa così esporlo qui nel suo mostra permanente. Abbiamo rimediato un altro vestito. E così avrò anche io un pezzo di me in questo paese. Grazie Mariano. Mariano, ancora il premio a te, la medaglia di bronzo, però aspetta, non vi muovete qua tutti quanti, perché sto creando l'atmosfera giusta. Anna Teresa, a te questa è la motivazione, leggi la motivazione di Mariano. Attore di teatro, cinema, debutta nel 1970 nel film Metello, nel ruolo di Olindo, a seguire nel film La colonna infame, Il soldato di Ventura, poi arrivano i bersaglieri, Il generale, La strategia della maschera, Per tutto il tempo che ci resta, Un uomo per bene, insomma davvero tantissimi i titoli che la vedono protagonista, e è protagonista nel 2008 del film Paolo VI, Il Papa nella tempesta di Fabrizio Costa, e nella serie televisiva Commissario Rex, insomma alterna la sua professione tra il teatro e la filmografia, dimostrando sempre comunque una grande professionalità in tutti i ruoli che le si presentano. Grazie. E questa è la motivazione. Ancora personaggio del cinema, non vi muovete qua perché vi voglio tutti insieme, perché no, tu non ti muovere qua. Ancora voglio un personaggio del cinema italiano, premio Roccadoro a Gigliola Funaro. Vieni Gigliola.
Gigliola, che è quella, l'artista che ha fatto il film su Bice, ma anche lei ha una grande carriera sulle spalle. Allora, leggo velocemente: laureata in lettere moderne, ha lavorato per circa 20 anni come regista di servizi. Allarghiamoci un po' perché il parco è grande e merita, insomma, di accogliervi come si deve. Per circa 20 anni come regista di servizi, collegamenti in diretta nelle più famose trasmissioni della RAI. Nel 96 ha vinto il secondo premio di regia Termoli Borgovecchio con dei servizi sul Molise. Nel 2006 ha avuto una menzione speciale al Festival del Cinema di Brescello ed è stata selezionata al Dams Film Fest e al Festival Internazionale di Cinema di Salerno con il suo documentario Il Sogno di Samia, giusto? Avente come tema una storia di immigrazione. Poi un bel giorno incontra la costumista Gianna Gelmetti, che la invita a fare un film sulla bice minori, e la non ci pensa due volte, avvicina dopo i vari tentennamenti la protagonista e decide a raccontare la sua travagliata vita, e così dà il via libera al film Le mani di bice. Allora, io ho avuto la grande fortuna di incontrare Gianna Gelmetti e Bice Minori soprattutto, perché è stato un documentario che mi hanno proposto. Non mi rendevo conto, quando ho cominciato, della fortuna che avevo nel fare questo documentario, perché Bice è un grande personaggio. Però se Bice sale sul palco, Bice viene, è un grande personaggio e soprattutto una grande donna. Io lo sapevo, la sto provocando per farla venire sul palco. E spero di essere un po' entrata nella sua famiglia. È un anno che abbiamo girato questo, cioè ci è voluto un anno per girare questo documentario, l'ho fatto con tutta l'anima e ringrazio tutti quelli che lo amano. E lo vedremo alla fine questo documentario. Intanto resta qui, dai il premio, dai la motivazione, perché chiamiamo un altro grande regista importante che voglio che venga anche qui. Allarghiamoci ancora, allora John Condenrakai, regista italiano di origine kosovara, si è formato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, allievo di Joris Evans, ha collaborato con Valerio Zurlino, Milkos Yankso e Frank Capra, oltre a numerosi documentari per Rai 1, è autore e regista di programmi televisivi cinematografici interconfessionali, la serie TV Viaggio nei luoghi del sacro per il grande giubileo del 2000, il docufilm Icone, gli occhi di Dio e il film Passione di Cristo, ricevuto vari premi cinematografici e televisivi in gran parte del mondo con il riconoscimento per le sue qualità artistiche e il suo impegno culturale. Il libro Rai e Albania, edito da Rai Eri, scritto dal noto storico albanese Polovina, riconosce e attribuisce la caduta del regime comunista in Albania alle telecamere di Koldrenkai, ovviamente. Insomma, da poco ha presentato in Vaticano il docufilm Matteo Ricci, un gesuita nel regno del drago, e poi insomma tante altre cose che non vi sto qua a dire, insomma, una personalità anche in questo caso davvero importante qua a Serrone. Ecco, si è voluto chiudere, dobbiamo anche dire grazie a Bice, che ha voluto, intanto ritira il premio che consegna sempre Bruno. Dobbiamo dire grazie a Bruno, a Bice, che ci ha permesso di fare queste cose, anche il premio. Noi l'abbiamo premiata parecchi anni fa, Bice, e quando ancora stavamo all'inizio, e abbiamo pensato subito a lei. Poi in questi anni si è sviluppato tutto questo discorso e noi siamo felicissimi di avervi tutti qui, compreso l'amico John, che ho scoperto questa sera di avere la moglie, che io conosco da 10 anni, non lo sapevo che era la moglie. Ma il mondo dello spettacolo è un mondo abbastanza, come dire, familiare, perché sembra così poco conosciuto, ma in fondo siamo una famiglia. Io ringrazio di questo premio e dico primo premio per quello che riguarda Matteo Ricci. È il primo documentario a livello internazionale, il primo occidentale che permette alla Cina nell'entrare e girare, e che sarà praticamente nel 2010 messo in onda in Rai e in tutti i circuiti internazionali, perché ricorrono 400 anni dalla morte di padre Matteo Ricci. Voi naturalmente conoscete questa figura, è una figura incredibilmente bella, perché oltre il dramma della droga ci sono anche personaggi che l'Italia fa onore, perché l'Italia hanno reso grande questo personaggio, perché lui che ha reso grande l'Italia nel mondo,
e come lui ci sono tanti altri. È per prima volta che si riesce a fare questo documentario in Cina, dove i cinesi lo conoscono benissimo, e spero che questo è il primo premio che porta fortuna anche, che questo personaggio venga conosciuto altrettanto bene anche in Italia. È stata fatta l'anteprima in Vaticano, dove la stampa internazionale, quella italiana, hanno dato un grande risalto. Io credo che questo premio porterà fortuna, e intanto ringrazio anche la cittadinanza di Serone, che è amico qui comune, che non sapevo che presentava proprio anni fa proprio mia moglie qui la conduzione di questa serata, insomma. Questo capita con tanti anni di attesa. Ecco, vedi, vi ho fatto incontrare Serrone, quindi siamo contenti. Questa è la fotografia, non so se i fotografi l'hanno fatta, per quanto riguarda lo spettacolo, però vorrei chiamare anche il prefetto, il presidente Scaccia, il presidente Don Santino, perché sicuramente sarà la fotografia che farà il giro di tutti i giornali, in quanto ci sono gli attori, quando ci si muove con tutti questi attori, sicuramente si farà... fanno parlare, Don Santino vieni sopra. Sindaco, pure tu vieni sul palco, vieni sindaco. Ci mancherebbe, io voglio Bice, però voglio portare Bice, sindaco, porta Bice, vedi di portarla. Non ci provare nemmeno. Non fare la preziosa Bice, fate l'applauso voi di Serrone, fatela salire. Bice, fatela salire sul palco, forza. È qui, è seduta qui. No, mi vergogno. No, ragazzi. Bice, eccola che si è alzata, c'è qualcosa, avete visto? No. Bice, devi venire, dai, tutti ti vogliono. Giancarlo, non andiamo oltre, intanto si è alzata l'ospite d'onore in fondo, se vogliamo, anche giusto così. Allora, foto di rito per i premiati. Don Santino, lasciala, perché ormai il Bice è fatta così, la conosciamo. Del mondo dell'arte, dello spettacolo, del teatro, del cinema. Noi vi ringraziamo, perché a tutti i nostri protagonisti e i nostri attori che sono venuti ad omaggiarci, io, come ha detto John, ti posso dire, John, che questo premio porta fortuna, perché tutte le persone che sono arrivate qua, poi le abbiamo trovate sempre sul naso, quindi io sono contento di avertelo dato, e mi fa molto piacere, e poi sapere che tua moglie già era stata qui a presentare. Sai, la fortuna migliore è far conoscere i personaggi positivi che sono in Italia, e anche quello del passato, perché se noi non conosciamo il passato non possiamo anche arrivare nel futuro, no? E Italia veramente c'ha personaggi incredibili, creativi, che hanno saputo conquistare il mondo. Cioè Cina oggi, che è il centro del mondo, quando Matteo Ricci è andato nel 1582, allora Europa era nel centro del mondo, e oggi grazie a questo personaggio c'è questo collegamento di pace, di relazioni e di conoscenza. Ecco, importante che ci sia la comunicazione, e quella giusta, che faccia conoscere appunto tutto il mondo culturale che c'è intorno a questi bei paesi, no? Perché anche lui è nato in una provincia proprio piccolissima, che era poco conosciuta nel Medioevo. Lo auspichiamo sicuramente tutti. Ecco, ringraziamo i nostri ospiti per la loro presenza. Grazie a tutti. Allora, Giancarlo, c'è ancora un momento di spettacolo, sì, poi quello, con altre 5 premiate, è quello più importante, il momento che un po' tutti quanti stiamo aspettando. Vi parlavo all'inizio di questa serata di questo stilista palestinese che ormai però vive stabilmente in Italia, è italiano d'adozione, ha scelto Roma come città d'adozione, più noto per il suo stile che unisce l'Oriente e l'Occidente. Tra i suoi clienti ci sono, pensate, alcuni reali, principesse arabe, addirittura Rania di Giordania.